Buonasera, siamo con Sabrina Fantauzzi nel Palazzo della Cancelleria a Roma in occasione del convegno Armi di distrazione di massa organizzato da Cinabro Edizioni. Sabrina, ci può gentilmente indicare il motivo per cui è tanto importante oggi organizzare un convegno del genere? Sì, credo che sia estremamente importante in una fase in cui sull'ambiente veramente parlano tutti e in tutti i modi possibili. Avendo una visione fortemente tradizionale, tanto da considerarmi un attivista della memoria urbana, credo che sia veramente importante riuscire a discernere il discorso buono dal discorso strumentale al discorso politico. C'è stata questa enorme mobilitazione da parte dei giovani sul fronte della tutela ambientale, che ha anche abbastanza sconvolto i ben pensanti, perché intravedevano in questa mobilitazione un potere invisibile dei i cosiddetti poteri forti, i poteri grigi, i poteri loschi. Io credo che sia però indispensabile distinguere lo strumento dall'obiettivo. Lo strumento può non piacerci, possiamo avanzare delle critiche e delle perplessità rispetto a tutto il movimento dei gretini cosiddetti, senza nessun spirito ironico. Possiamo tuttavia credere che la questione ambientale sia una questione centrale nel nostro universo, nel nostro mondo. Perché? Perché chi ha una visione fortemente romantica e spirituale ha un sente un collegamento viscerale nei confronti della terra, nei confronti dello spazio nel quale vive, nel quale abita. Quindi la questione ambientale non è soltanto la questione dell'inquinamento delle acque, dei mari, l'inquinamento dei fiumi o l'inquinamento dell'aria, è il nostro modo di stare al mondo e di utilizzare con il massimo rispetto la natura circostante. La ringraziamo molto per questo intervento, ci vediamo tra poco al convegno. Grazie.